Ciao, avete una scenografia in Blender e desiderate avere più di una telecamera per fare rendering con inquadrature diverse, ma non sapete come si fa? È facile, ve lo spiego io in questo breve tutorial, subito dopo la sigla. Allora, per iniziare, createvi una collection nuova nell'outliner che chiamerete camera o telecamere, dove andrete ad inserire tutte le camere che inserite in scena. Questo per essere ordinati e più si è ordinati nell'outliner e meglio è. Questo è un consiglio dell'esperto. Dopodiché, dalla modalità Object Mode, entrate in Add e aggiungete tutte le camere che desiderate in base alle vostre esigenze e posizionatele nel punto desiderato. Ricordo che cliccando il tasto N della tastiera compare il menu delle trasformazioni. Cliccate su Lock Camera to View in modo tale da potervi muovere nella scena e spostare la camera posizionandola nel punto da voi desiderato. In questo modo ovunque vi sposterete la telecamera vi seguirà. Dopodiché ricordatevi di disabilitare questo fattore, altrimenti tutte le volte che vi sposterete, sposterete anche la visuale della telecamera. Bene, una volta che avete impostato le telecamere, come fate per visualizzare il render di quella precisa telecamera? Se io in questo momento premo 0, capisco che sono impostata su questa camera che io ho chiamato camera laterale. Lo capisco perché, a differenza delle altre due camere che io ho in scena, ha un bordo, come lo vedete qui, questo simbolo è cerchiato e quindi vuol dire che è la camera attiva. Se mi sposto in un'altra angolatura e premo 0, mi ritrovo sempre su quella telecamera. Come posso sapere ad esempio qual è l'inquadratura che ho scelto per la camera 01? Bene, mi basterà selezionarla nell'outliner, vado a cercarla nella mia 3D View, eccola qua, e compare il ghiaccione proprio perché l'ho selezionata. Cliccando con il tasto destro del mouse mi basterà cliccare su Set Active Camera. In questo modo la telecamera attiva diventerà quella che io ho selezionato. Bene, ora come posso sapere qual è l'inquadratura che io ho scelto per camera primo piano ad esempio o camera 01? Bene, mi basterà selezionarla dall'outliner, vado a ripescarla nella 3D View di Blender, clicco con il tasto destro e scelgo Set Active Camera ed il gioco è fatto. Automaticamente mi riporta a questa inquadratura. È molto facile e molto semplice come potete vedere. In questo modo potete avere tutte le telecamere che volete in Blender e selezionare diverse inquadrature in base alla vostra esigenza, senza doverle spostare tutte le volte. Facile, vero? Questo è il mio canale YouTube. Io sono Milena Nosari, mi dedico alla creazione di tutorial su Blender, sulla grafica 3D e 2D. Se avete piacere e voglia di supportarmi nel mio canale, iscrivetevi al canale, in modo tale da rimanere sempre aggiornati su quando faccio le pubblicazioni. Per questo è tutto, io vi ringrazio di aver seguito questo tutorial e ci vediamo al prossimo. Buon Blender a tutti!